Non mi ha visto. Una morte pulita. Non sprecheremo niente di lei. Come ti chiami, Ramito? Talion. Che cos'eri? Un tenente? A dire il vero, ero un capitano. Oh, mi scuso! C'è un capitano tra noi! Beh, allora, diamoci una mossa, eh? Arriva il capitano, meglio affilare le spade, sì, e lucidare per bene gli stivali! Allora, dimmi, mio capitano, hai mai dato la caccia a un Graug? Un Graug a ciò che mi hai promesso? Sì. Non un Graug qualsiasi. Il più grosso che abbia mai visto. Stiamo pronti. Non avrò problemi. Mi hanno addestrato bene. Il mio cane, Argento, era addestrato bene. Eppure un mannaro se l'è mangiato. Cacciare non è questione di regole. Non aspetteremo in riga che qualcuno giochi con le nostre vite. È una questione di istinto e di coraggio. E come vedi, io me ne intendo abbastanza di entrambi. Vuoi imparare a cacciare? Seguimi. La caccia è preda di se stessa. Devi imparare a domarla. Prima lezione di caccia al Karagor. Non morire. A che cosa ci servono? Li cavalchiamo. Sono validi ausili per le nostre cacce. Le bestie non hanno paura del tuo grado. Per loro siamo solo bocconcini. Quando vai a caccia, capitano, la caccia ti cambia. Si spera in meglio, ma non è detto. Quando cacciavo i mannari, li ho capiti immediatamente. Ma i Karagor sono una razza completamente diversa. Ci ho messo quasi un anno. I Karagor odiano l'acqua. Una volta ho provato ad attraversare un fiume sopra uno di loro e si è arrampicato su una scogliera con me sopra. Incredibile quello che fanno pur di non lavarsi. La caccia è la mia padrona. Bella, emozionante, coinvolgente. E non si lamenta come mia moglie. Non hai vissuto davvero finché non vai a caccia, capitano. L'aria ha un altro odore. Sa di trionfo. Ramingo, di qua! Quello laggiù sembra parecchio aggressivo. Non puoi prendere di sorpresa un Karagor. Ti fiuta a un miglio di distanza. Allora che cosa proponi? Perché non vai a presentarti? Chiedigli un passaggio. Quando un Karagor carica, hai due possibilità. Abbatterlo o finire faccia a terra. E adesso? Sali sulla schiena! Tieniti forte! Sì, tutto con lui! Anch'io ci ho messo più o meno lo stesso tempo a domarne uno. Sei un talento naturale. Non te la sei cavata malissimo. Dove ti sei allenato, capitano? Vengo dal Nero Cancello. Nero Cancello? È un bel posto. Suona un po' cupo. Cerchiamo degli Uruk. Ora che hai domato la bestia, vediamo se combatte per te. Entrare oggi, per modo di rilassarsi. Sono molto felice di te, amico.
attraverso le trance. Sei fortunato. Capisci, capitano? Anche la bestia più feroce può essere sfruttata. Nano, è molto che vai a caccia a Nurnen? Anni e anni. La terra era più rigogliosa. Ora è lentamente ricoperta da un fato nefasto. Come tutta Mordor. Sì, anche se il fato aggiunge del pepe alla caccia. Sono nato per combattere. Sai cavalcare un carro, ma sai anche sparare da sopra. Pensa a quelli in alto. Gli orchi a terra sono miei. Un altro per me. Giovane era il mondo e le montagne verdi. Ancora sulla luna magna. Andiamo giù in nano. Qualità, non quantità. Spero di non prendere fuoco alla barba. Ho perso le tracce. Sei fortunato. Non male, capitano. Ha imparato le basi. Ora attacchiamo un altro gruppo. Cerchiamo un altro accampamento per la prova finale. Combatti come preferisci. Hai terminato le lezioni? Quante chiacchiere! Devi pensare rapidamente. Quando affrontiamo i Graug, non puoi contare sempre sul mio aiuto. La caccia è disciplina. E allenarsi a intuire il momento perfetto, invece di farselo suggerire. Una volta ho seguito una grande aquila fino al suo nido. Ho deciso di risparmiarla, prima che mi gettasse di sotto sulle rocce. Nessuno di voi ha visto il capo? Staranno troppo bene. Se lo meriti, dopo quel combattimento. Ammazziamoli! Si diventa comandante! Cosa ha la tua lama? Te ne sei perso uno. Fermalo prima che chiami i rinforzi. Gli umani sono così. Inutili da vivere. Corvin è troppo silenzioso. Qualcosa non va. Va da lui, Talion. Forse dovremmo seguire il cacciatore. Sarai un bel bocconcino, nano. A Thorvin serve aiuto. Ammazziamo quel morbido. Comunque ce l'avevo in pugno. Che serve cavalcare Karagor per uccidere i Graug? Quante domande, capitano. Ma tu non dovevi eseguire gli ordini? Metti alla prova la mia pazienza, Thorfinn. Sta attento e rispetta la bestia. Servono dimensioni e potenza per affrontare un Graug. E ricorda, il rispetto va guadagnato. E chissà, magari
magari ti chiamerà anche signore. Questo nano è lontano da casa. Non sempre gli erranti sono perduti.